Prova, prova. Allora, gentile pubblico, eh, noi vi invitiamo ad accomodarvi. E allora buonasera a tutti, benvenuti a questo workshop, il secondo workshop importante che si tiene qui sul palco centrale della, del Port Days edizione 2021. Noi siamo davvero molto felici in questo momento di eh, presentarvi questo momento di racconto e di condivisione di un percorso che è partito nel 2020 ai fini di una costruzione partecipata del progetto Open Port che sarà presentato nella sua veste digitale. Per fare questo viaggio all'interno dell'Open Port a moderare abbiamo con noi Noemi Frascella degli Affari Generali e Internazionali dell'autorità del sistema portuale Mar Ionio. Un bel applauso anche più sentito ci starebbe. Noemi introdurrà gli ospiti di questo evento e colgo anche l'occasione per dire che subito dopo apriremo anche gli stand del Due Mari Wine Fest per la parte dedicata a un aperitivo, quindi questo lo diciamo visto che siamo in orario di aperitivo. Grazie e seguite con attenzione quest'altro importante progetto realizzato all'interno dell'autorità del sistema portuale di Taranto. Buonasera, grazie Sabrina e buonasera a tutti. Io non nascondo una certa emozione ad essere qui in questo momento su questo palco, perché da dipendente dell'autorità di sistema portuale del Marionio è, è davvero un grande onore per me. E soprattutto perché questo progetto ha rappresentato anche un percorso molto bello di, di conoscenza di questo porto anche da parte di chi come me qui c'è da un po' di anni, però ancora non aveva avuto magari l'opportunità di conoscere anche l'aspetto umano del porto, i lavori, i mestieri, tutto quello che in questo scacalo avviene in un giorno. E questo progetto è un progetto appunto dell'autorità di sistema portuale eh, del Mar Ionio che nasce nell'ambito di una strategia che il nostro ente... Uh, ha adottato con il piano operativo triennale di uh, rigenerare il rapporto tra porto e città, tra porto e territorio. E ci stiamo lavorando da un po' di tempo e, e lo stiamo facendo grazie anche alla collaborazione con Team SPA e grazie alla collaborazione con numerosi progettisti esperti che pian piano vi presenterò. Abbiamo pensato di, dividere, di suddividere questo talk in tre momenti specifici. Nel primo momento eh, daremo parola alle istituzioni eh, e racconteremo appunto come nasce, perché nasce questo progetto e perché il porto e la città collaborano insieme. Poi par parleremo anche dell'aspetto dei port center a livello internazionale grazie alla presenza in collegamento streaming eh, con IVP che è l'Associazione Internazionale delle Città Portuali. E, con cui racconteremo un po' come, come si lavora a livello internazionale in questo contesto e poi tutta l'ultima parte sarà dedicata al racconto di quello che abbiamo messo eh, in atto in quest'ultima quest annualità. Ringrazio, permettetemi, la mia responsabile Silvia Coppolino che vedo di fronte a me, che mi ha dato anche questa, questa opportunità. Perdonatemi se dimenticherò nomi di qualcuno o di qualcun altro, eh, se l'emozione a volte prenderà un po' il sopravvento. Però eh, ci tenevamo molto a raccontarvi questo, questo percorso e speriamo di riuscire a condividere con voi anche un po' delle emozioni che hanno toccato noi. E passo la parola al mio, al mio capo, al mio presidente, al presidente Sergio Prete, presidente dell'autorità di sistema portuale eh, del Marionio. Presidente, le chiedo perché nasce questo progetto Open Port? Buonasera a tutti, eh, non ti emozionare troppo che sei brava. Eh, allora, eh, il progetto Open Port nasce da tanto tempo, eh, anche se eh, eh, sotto una denominazione differente che poi è stata trasformata nel tempo. Eh, qualche anno fa, eh, qualcuno forse se lo ricorderà, noi nel 2012 abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa col porto di Rotterdam e abbiamo avviato eh, una collaborazione con eh, lo scalo olandese che come voi tutti sapete è il primo in Europa eh, per quanto riguarda i traffici. Ma sicuramente tra i più importanti al mondo, se non il più importante al mondo, dal punto di vista dell'innovazione, della tecnologia, della programmazione. E, e quando siamo andati per la prima volta a Rotterdam ci hanno portato a vedere eh, il progetto che stavano realizzando, che poi dopo qualche anno hanno terminato, che era la realizzazione a mare praticamente di un'area enorme, probabilmente hanno dovuto cambiare forse anche le cartine geografiche, perché eh, hanno praticamente completato eh, un'opera di delocalizzazione, eh, spostando eh, diciamo, le, le attività dal centro della città al di fuori della città, proprio eh, da un lato per eh, non impattare eh, con la città, ma dall'altro per avere quelle caratteristiche infrastrutturali e di spazi necessari oggi per gestire traffici importanti come quelli del porto di Rotterdam. Ma la cosa che più ci colpì non fu tanto la dimensione dell'investimento del cantiere, ma che accanto al cantiere avevano creato un edificio che esiste ancora, che si chiama Futureland che aveva l'esclusivo compito di spiegare ai cittadini, agli studenti, ai turisti, che cosa stavano facendo a Rotterdam, perché lo stavano facendo, quali erano le conseguenze ambientali, quali erano le conseguenze economiche eh, e, e, e con anche un percorso multimediale eh, erudivano la popolazione, la coinvolgevano in quello che si stava facendo. Questo progetto ci piacque tantissimo. Uh, e quindi quando tornammo uh, pensammo ma perché non proviamo anche noi a fare qualcosa del genere uh, e, e ci iniziamo, cioè, iniziamo a metterci al lavoro e nacque il progetto che voi ancora forse trovate traccia sul nostro sito il cosiddetto PEC che non era posta certificata uh, ma era, a lei non c'era ancora, <ride> era Port Exhibition Center cioè era un centro che doveva nascere proprio per divulgare le attività del porto, eh, la cultura del porto, i progetti, per far partecipare la città. Questa esigenza si manifestò ancora di più quando purtroppo fui nominato commissario straordinario perché chiaramente la gente inizia a dire ma che sta facendo il commissario? Sta facendo qualcosa? Allora iniziamo a pubblicare eh, ogni singolo passo che facevamo per per, per ogni opera, mettendo tutti i provvedimenti, tutti gli stati di avanzamento dei lavori, eccetera. Eh, e però attendevamo anche un contenitore, eh, in qualche modo importante dove poter localizzare questo, eh, questa iniziativa. Un annetto e mezzo fa, due anni fa, forse, ci è capitato di sottoscrivere eh, un, un, un contratto su Consip. Che prevedeva proprio uh, una possibilità di progettazione di, una, uh, di, di, di un o meglio di un contenuto come quello che noi volevamo. Per cui abbiamo iniziato la collaborazione con questi bravissimi professionisti. Uh, e, e, però nel frattempo era cambiato anche un po', eh, come posso dire, il sentimento della città. Il rapporto col comune era diventato sempre più intenso, c'era una volontà che veniva percepita di aprire il porto alla città, eh, in, 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 non solo in senso fisico ma anche in senso conoscitivo, sia per, come posso dire, per far capire che cosa si fa nel porto, quali attività, perché è una ricchezza per la città, sia per ispirare una nuova, eventualmente una nuova generazione. Di, di professionisti, di operatori di, di, eh, di, di tutte le categorie che aprono nel porto e quindi, grazie alla condivisione eh, con loro di una serie di proposte, perché alcune scene ne avevo fatte anche io, poi le abbiamo scartate, eccetera. Insomma, ma alla fine è piaciuto molto eh, il nome Open Port, sia proprio per il significato, cioè di porto aperto, che ha un significato molteplice, non solo quello di apertura alla città, eh, eccetera, ed è piaciuto anche perché allo stesso era stato abbinato anche un logo stilizzato che a noi è piaciuto molto e, e quindi abbiamo scelto quello. Da, da quel momento abbiamo iniziato a lavorare eh, su, su, sul contenuto e, e poi non voglio svelarvi altro perché eh, in qualche modo lo vedremo, ma posso solo dirvi che appunto questo progetto, oltre... A cementare ulteriormente il cluster portuale, eh, oltre a cementare ulteriormente il rapporto con la comunità e con l'amministrazione comunale, sta avendo un riscontro incredibile anche a livello nazionale e internazionale perché hanno percepito il senso e il fatto che non sia un, un mero luogo dove eh, inserire delle macchine multimediali, ma invece proprio il significato che a Taranto una città che ha avuto prevalentemente, se non esclusivamente, un porto industriale, oggi assume un valore molto più importante. Grazie Presidente. Eh... Tra l'altro questi Taranto Board Days sono la rappresentazione proprio reale e realistica di quello che significa aprire il porto alla città, è l'evento principale per noi durante il quale appunto possiamo anche creare delle occasioni di incontro. E' appunto Taranto capitale di mare, e, a breve passo, passerò la parola all'assessore allo sviluppo economico, marketing e turismo del comune di Taranto Fabrizio Manzulli, e, proprio per parlare di questo, di, di, di questa capitale di mare che è anche la sede di una rigenerazione sia infrastrutturale strutturale che fisica, tra città e porto. Prima di passarle però la parola, mi permetta un attimo di rubarle qualche secondo, perché grazie al supporto della regia, salutiamo Simone e Roberto che in questo momento ci stanno aiutando, eh, vorremmo mostrare un piccolo, una piccola intervista che proprio durante questo progetto con Salvatore eh, ha raccolto l'opinione del sindaco Rinaldo Melucci. Se... Eccoci. E. Forse ci sono? No? La mia è una famiglia che ha acqua salata nelle vene al posto del sangue perché è una famiglia che già un secolo fa si occupava di coltivazione di ostriche e poi si è occupata della produzione di cavi d'acciaio d'ormeggio per le navi. Il mio papà è stato un operatore della storica compagnia portuale del porto e io negli ultimi vent'anni ho lavorato all'interno di questo porto ma anche di altri scali europei come broker marittimo e come raccomandatario marittimo coordinando quelli che sono i servizi ancillari del porto in stretto contatto con, con l'autorità di sistema portuale. Io sono convinto che intorno al porto come driver di sviluppo sostenibile si gioca una parte importante del futuro di questa città. Il futuro è fatto di crocerismo, è fatto di diversificazione produttiva, di container che ritornano a colorare le banchine del porto e a ben guardare più che uno slancio verso il futuro e un ritorno alle origini, perché questa è stata una città per secoli marittima, capitale di mare, come noi abbiamo trasferito nel nostro brand turistico da qualche tempo a questa parte, è una città che guarda peraltro alle esperienze degli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Come sapete, si proietta nel suo sforzo di cambiamento anche urbanistico, di ricocitura dei suoi spazi col porto, a ospitare i ventesimi Giochi del Mediterraneo proprio nel 2026, un test di resilienza, come lo chiamiamo noi, di questa città che cambia e torna al suo mare. Assessore Manzuli, le passo la parola. Beh, il mare e il porto sono, sono la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro. Non c'è tanto da dire. Siamo la città dei due mari, conosciuta così storicamente in tutto il mondo. La presenza di istituzioni come la Marina Militare, l'autorità di sistema portuale, rappresentano un driver di sviluppo fondamentale per la nostra città, soprattutto in un'ottica di diversificazione. Come raccontava prima il Presidente. Uh, non più solo industria, non più solo un porto industriale, ma un porto che negli ultimi anni ha attraversato un cambiamento epocale, direi, un cambiamento che uh, sta facendo tanto bene alla nostra città. E questo fa parte anche di quello che è il nostro piano strategico. Abbiamo immaginato da subito che il mare dovesse essere la risorsa principale del nostro sviluppo, della nostra diversificazione, della, anche della rigenerazione culturale della città, perché eh, comunque la storia da cui veniamo, lo raccontava il sindaco poco fa eh, in, questo, in questo video introduttivo, e eh, 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 tanto di quello che stiamo facendo è, è dedicato alla blue economy. E, Anticiperò anche con, con l'autorità di sistema portuale, eh, uno dei più importanti progetti sull'innovazione e sulla blue economy vedrà eh, la luce proprio qui all'interno dell'autorità dell del, del, del porto, eh, un'operazione un fondamentale dal mio punto di vista per quello che può essere il futuro sviluppo delle imprese del territorio eh, che saranno al servizio. Eh, dell'intero paese, non solo, noi ci auspichiamo insomma, che possa diventare un, uh, un innovation hub e un incubatore di imprese importante, che possa affrontare e risolvere i problemi che è, uh, la globalizzazione e soprattutto diciamo, il cambiamento dei sistemi post pandemia possa... Essere uno, uno dei punti fondamentali su cui sviluppare anche la diversificazione all'interno del porto e le azioni che abbiamo messo in campo in questi anni sono tante. Eh, chiaramente, i primi anni sono stati anni in cui bisognava eh, studiare, bisognava innanzitutto ridarsi le gambe perché ricordo che abbiamo ereditato comunque una città che era in dissesto e, come tutte le aziende, senza un bilancio sano è difficile fare anche dei piccoli passi. Quindi c'è stato un periodo molto complesso in cui bisognava affrontare e superare certe difficoltà che, 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 non, che non erano semplici da superare. Eh, bisognava recuperare la credibilità e ci siamo dotati di un piano strategico importante che aveva il mare e il porto al centro di quella che era la nostra visione. Bisognava ridare il contatto con il mare ai cittadini perché viviamo, viviamo ancora parzialmente, direi ormai, un paradosso. I cittadini hanno pochissime occasioni di avere il contatto col mare in città. Uh, preclusi probabilmente da tanti blocchi come se, come se ci fossero delle riserve alle quali non poter accedere. Il nostro obiettivo invece è quello di una condivisione e di una uh, convivialità tra le istituzioni, non vogliamo creare riserve. Chiuse, ma essere, deve esserci la capacità di convivere e rispettarsi a vicenda, quindi dando nuove occasioni ai nostri ragazzi, ai nostri residenti, ai nostri cittadini e ai nostri turisti che ancora oggi, ed è anche questo un fatto storico, popolano la nostra città e siamo al 2 di ottobre con le strutture ricettive piene. Anche questo è un segnale di come Taranto ha cambiato direzione. E questi sono tutti elementi, abbiamo visto anche le immagini di un grande evento che abbiamo realizzato nel mese di giugno, che è, eh, che è quello di SailGP, il Grand Prix internazionale, la tappa italiana si è svolta a Taranto e proprio insieme all'autorità portuale stiamo lavorando anche per ospitarne una seconda, la, la terza edizione per noi sarebbe la seconda. E, e tutti questi elementi contribuiscono moltissimo a a, a, a quella che è la narrazione che faceva Sergio, cioè una, una, un, un porto che possa raccontare quella che è la visione, quelli che sono gli indirizzi che la città vuole avere, quindi senza nessuno che ci impone dall'alto uh, il nostro destino, che è quello che è accaduto negli ultimi 60 anni prevalentemente. Forse anche un po' perché... Uh, Ce ne siamo occupati poco come cittadini, anche come amministratori. Negli anni scorsi abbiamo preferito che qualcun altro potesse dirci cosa fare, ma io sono molto contento perché vedo che sta cambiando questo sistema. Finalmente si lavora insieme. Credo che quello che accade in particolar modo tra autorità di sistema portuale e comuni di Taranto è un po' un unicum in Italia. Eh, non c'è sempre questa sinergia, spesso si pensa ancora in maniera egoistica a, a quello che è il proprio giardino, ma il nostro deve essere un unico giardino, deve essere il giardino, deve essere la città con tutte le istituzioni, i cittadini e tutti coloro che vorranno collaborare a quella che è eh, il presente e il futuro della nostra città. Grazie Assessore. Eh, io sì, chiedo di fare un piccolo cambio perché chiudiamo questa prima sessione dedicata a Porto e Città. Invito a salire qui sul palco per Francesco Fanelli e Anna Paola Scrimieri con cui poi più in là eh, discuteremo insieme di come appunto oltre ad aprire Porto e, e coinvolgere le imprese portuali eh, è importante anche creare impresa con la città. Ma proprio mh, rispetto a questo tema di ehm, sviluppare la cultura portuale e farlo diciamo, anche in relazione con le altre città portuali, c'è una forte connessione internazionale e una forte rete eh, che è coordinata da un'associazione, l'associazione delle città portuali internazionali che è IVP. Noi siamo in live streaming, siamo collegati, siamo anche in diretta sui nostri canali social in questo momento. Aspettiamo un attimo i, i referenti di Fondazione Taranto 25. Faccio, faremo un applauso, se, se potete vi invito ad applaudire perché stanno salendo e li accogliamo sul nostro palco. Buonasera. Buonasera. E come dicevo, mh, abbiamo in collegamento uh, in via streaming José Sanchez che è il referente appunto dell'associazione IVP con cui noi collaboriamo come membri associati. Um, José è Head of International Projects and Agenda 2030 di IVP. Eh, con lui si è creato come dire, un rapporto particolare perché mh, come Porto di Taranto, come autorità di sistema portuale, noi siamo diventati membri di questa associazione e abbiamo iniziato a conoscere, a, a leggere, a studiare quali, siano, quali sono le best practice a livello internazionale ehm, che ci possono permettere di migliorare nella costruzione di, una, di un percorso partecipato eh, che possa poi portare a produrre, a creare, ad aprire un port center qui nella città portuale di Taranto. Eh, invito José, lo saluto, lo salutiamo dal porto di Taranto, eh, lo vediamo qui alle nostre spalle collegato, grazie per la tua disponibilità di sabato pomeriggio, sera, tra l'altro è una cosa non indifferente perché è un evento che comunque eh, capita e cade nel weekend. Ciao José. Simone, non lo sentiamo? Un attimo José perché... Ok. Ciao José, forse adesso ti dovremmo sentire. Ciao, ciao a tutti. Eccoci. Tutti certo, ti sentiamo. Un applauso a José Sanchez. E allora, José, la rete delle città portuali nel mondo, qual è il ruolo dell'associazione AIVP? Raccontaci per, perché siamo curiosi anche qui a Taranto di conoscere bene qual è la vostra attività e il vostro ruolo a livello internazionale. Bene, um, provo a parlare in italiano. Anche se sicuramente c'erano tanti errori, ma, ma uh, vi prego. Se non ti preoccupare uh, allora, IVP è un'organizzazione internazionale che è focata proprio sullo scambio di esperienze positive tra città e porti di tutto il mondo. Infatti, proprio oggi um, vediamo in, nel Zoom, nella piattaforma Zoom che penso non la vedete ancora. però c'è un collega del porto di Dublin, di Dublino, a Irlanda. Abbiamo anche un collega di eh, Tangier e eh, siamo stati anche eh, in conversazione con colleghi di Valparaiso in Cile perché eh, loro hanno conosciuto il, il progetto di Taranto e vogliono saperne di più. Quindi questa è proprio la nostra funzione. Quelle buone pratiche, quelli buoni esempi che esistono un po' eh, per tutto il mondo, condividerli, mostrarli e imparare un po' tutti insieme di come si può sviluppare un... Un rapporto più sostenibile eh, tra la città e il porto. Benissimo. E infatti, poi è quello che tra l'altro sta anche accadendo, diciamo, eh, quello che accennava anche prima il presidente Prete, eh, stiamo ricevendo dei feedback, anche grazie al vostro supporto, alla vostra capacità di connettere, di metterci in connessione con altre, con altre realtà portuali, con altri port center. Eh, e noi siamo, stiamo imparando molto eh, e il vostro supporto effettivamente ci sta, ci sta portando anche molta fortuna, perché comunque eh, in diverse occasioni ci sta, ci sta permettendo anche di poter far conoscere meglio quella che è la realtà di questo open port, che per il momento è, è, è virtuale, una veste, avrà una veste virtuale, abbiamo dei canali social, sì, però non abbiamo ancora avuto modo poi realmente di poter eh, dettagliare meglio e far conoscere che, quella che è la vostra eh, eh, la, la realtà. Eh, Possiamo condividere, bene. tu vuoi condividere una presentazione, la vogliamo condividere adesso? Sì, con piacere. Chiedo a Simone se possiamo... Ok, ci siamo, eccoci qua. Siamo, siamo curiosi di ascoltare bene qual è tutta la, la rete di AIVP. Bene, allora imprendo mi qualche minuto per spiegare un po' più certo. in dettaglio, ma comunque ti prego di, di dirmi quando è già troppo tempo. E... assolutamente, tranquillo, c'è tempo ancora <ride> bene, grazie allora, è un piacere essere qui con voi anche se sia in maniera virtuale ehm, purtroppo non sarò in quell'aperitivo che è stato promesso mi farebbe molto più piacere essere lì però nelle Ripeteremo. condizioni attuali sì <ride> nelle condizioni attuali eh, è difficile, è stato difficile di, di, di viaggiare ancora quindi eh, sicuro ci saranno più opportunità Um, allora, per parlare di sia di IVP sia di Port Center sia un po' del di, di rapporto città-porto, secondo me è importante fare un po' un'occhiata, anche se veloce, eh, su cosa significa questa connessione questo rapporto. Di cosa parliamo quando parliamo di, di questa interazione tra città-porto? Dobbiamo avere conto che stiamo parlando di un'interazione tra questi flussi globali eh, che eh, alla fine sono quelli che ci portano il cellulare che ci porta uh, l'orologio ci porta tutte, tutti i vestiti tutte le cose che, che usiamo nella nostra vita che ci porta da lontano e anche serve di esportare um, tante cose buone che sono, sono state fatte nel nostro territorio e stiamo parlando di, di questa connessione da questi flussi con le città con le città e i posti dove, eh, dove abbiamo la nostra vita dove, dove mangiamo, dove lavoriamo dove siamo con, con la nostra gente alla fine stiamo parlando di questa Connessione tra un, un flusso che non è ma tante volte visibile e una roba fisica ehm, che sono, sono queste città. Ma è anche, è anche interessante dare un po' un'occhiata e vedere come questo rapporto ha avuto un'evoluzione. Allora, questa evoluzione, come si parlava prima, c'è stata eh, storicamente, questo, eh, i porti sono stati all'origine di tante città, ma alla fine era un po' questo discorso. De, 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 um, chicken and egg, quindi cosa è stata prima? E vediamo che è stata prima, eh, prima c'era questo rapporto organico tra le attività portuali e la città. E vediamo che tutto quello che eh, c'era nel, nel porto di Marsiglia per esempio, questa immagine di qua, aveva il suo effetto nell'attività eh, sociale, nella configurazione di questo spazio, di cosa, facevano, cosa faceva la gente. Se andiamo veloce, vediamo eh, nella rivoluzione industriale sono già dei cambiamenti importanti. Cioè sono cambiamenti nel territorio, arrivano nuove infrastrutture, c'è cioè la, la ferrovia, siano le autostrade, cambiamenti tutto il, il waterfront. Però, comunque, eh, la gente ancora aveva una connessione sociale con il porto. Cioè c'era eh, molto chiaramente questo il porto di Lisbona, arrivava una nuova gru e c'era un evento sociale. Invece, se facciamo un po' fast forward e vediamo il secolo XX, questa, questo rapporto è più difficile come si diceva prima non è, non, questo rapporto con il mare non è ancora uh, non è come c'era una volta e comunque è, è, è difficile perché la complessità dell'attività portuale con essa questi flussi obbliga a, a alcune regole, obbliga alcune infrastrutture in cui non è facile sviluppare o recuperare questo rapporto con i cittadini come si diceva uh, il, il presidente, tanta gente non sapeva cosa capitava in porto e um, infatti quella è un po' la sfida come coinvolgere i cittadini in quello che capita in porto, come spiegare, come farli parte di tutto questo sviluppo. E questa è un po' eh, la sfida di IVP, anche che, come dicevo prima, ehm, a livello mondiale con più di 180 membri, già di, da 30 anni, che lavoriamo a parteggiare, a condividere ehm, queste, queste buone pratiche. Però andiamo veloce, non voglio prendere troppo tempo. Allora, non fa senso parlare di rapporto sostenibile tra città e porto senza parlare di sostenibilità a livello globale. E per quello da IVP abbiamo deciso di fare una riflessione con i nostri membri di cosa significano questi famosi obiettivi di sviluppo sostenibile nel contesto città-porto. E infatti abbiamo arrivato a, a sviluppare l'agenda 2030 via IVP per la città portuale. E questa agenda sono questi dieci obiettivi. Che adesso non ho, purtroppo non avrò il tempo di, di spiegare tutto, però sono dieci dimensioni che noi consideriamo che sono fondamentali per il rapporto città-porto, per questo, fare questo rapporto sostenibile e così anche um, fare questa connessione con questi obiettivi a livello mondiale. Ogni di questi obiettivi ha tanti, tante indicazioni. Come dicevo, non andrò in dettaglio, però qua lascio quello, la, la mia mail, eh, con piacere risponderò a tutte le domande eh, dopo. Allora, andando più veloce, perché parliamo dei port center? Port center, discovery center, eh, post in cui si, deve, si può spiegare il porto? Questi port center servono per rispondere a alcuni di questi obiettivi che abbiamo identificato. Quindi servono per rispondere alla questione della governance. La gente deve sapere cosa capita in porto per capire le conseguenze delle decisioni. Devono essere coinvolti in questi processi di progettazione del porto. È una questione di investimento nel capitale umano, di valorizzazione del capitale umano che è ricchissimo in tutte le città portuali e non si deve mai eh, dimenticare che è la base di queste attività così importanti per tutto il territorio e per tutte le, le regioni. È una questione di identità del preservare, proteggere, valorizzare l'identità eh, portuaria delle città portuali e anche alla fine è una questione di come eh, sviluppare, come pianificare l'interfaccia porto -port città, quindi dove porto e città si incrociano, si trovano, ehm, che accade in tutte le città eh, portuali. Allora, nei VP ehm, difendiamo eh, anche la creazione del port center perché alla fine e la base dal nostro punto di vista per rinnovare questo rapporto tra città porto e cittadini che eh, non è solo porto e città come istituzione, ma porto città è con i cittadini che abitano in questi territori. È una questione di condividere i soft values, quindi nel porto non è solo una questione di eh, attività economica, ma anche una importanza per l'identità e la cultura eh, locale. È una questione, come dicevo prima, del capitale umano De anche di eh, organizzare la discussione con i cittadini che vogliono essere coinvolti in queste, queste processi di, di protezione portuale. È una questione di rinnovazione a livello sociale e di sviluppare una coesione intorno allo sviluppo de, eh, sostenibile di, di questo rapporto. Ed è cosa, parliamo, diciamo, un po' più concretamente del port center? Parliamo di uno spazio fisico o virtuale, o tutti e due, come, come abbiamo, vediamo in, a Taranto, in cui eh, si spiega il porto, c'è un, un posto fisico, eh, quando c'è il posto fisico, un'esposizione, in cui si spiega il porto in una maniera che è attrattiva, che è interessante per i cittadini, ma è soprattutto la base intorno a cui si sistema tutta l'agenda sociale, socioculturale del porto. Che siano le visite, siano incontri con, con i professionisti che lavorano nel porto, eventi, dibattiti, tutto questo. Alla fine è veramente per far conoscere il porto, come c'è, come veramente il porto funziona. Non è un'immagine eh, solo i, i, idealizzata o che è stata anche ehm, cambiata per, eh, o influenzata per tutte queste eh, discussioni che accadono a volte nei, nei, nei social, per esempio. E quasi, quali sono alla fine gli obiettivi? Allora, conoscere il, il porto, lavorare con la generazione futura, come diceva il Presidente, eh, alla fine saranno il futuro, il, i lavoratori del futuro, cioè quelli che lavorano, lavoreranno in porto eh, e lavorano nella città porto devono conoscere cosa capita nel porto, rispondere alle preoccupazioni de, degli abitanti, avere un po una, eh, sviluppare le immagini del porto con gli abitanti, insieme agli abitanti. Uh, far conoscere il know-how de, della comunità portuale che a volte non è valorizzata. Um, e alla fine l'obiettivo è fare il cittadino il primo ambasciatore del porto. Quindi veramente che sono orgogliosi, sono orgogliosi di, di suo, uh, del suo porto della sua città portuale. Allora, da, mh, cosa abbiamo fatto anche noi? Abbiamo sviluppato questa dichiarazione con questi dieci punti che diciamo sono i, i non dieci mandamenti, non so se si dice in italiano, si è corretto, eh, dieci punti che noi consideriamo sono principali, eh, sono molto importanti per un nuovo port center. E questi dieci, dieci punti sono stati già affermati da tanti, eh, tanti port center un po' eh, per, eh, per tutto il mondo. Ma anche abbiamo sviluppato la port center network por proprio per eh, facilitare gli scambiamenti. Tanti port center che esistono già in tutto il mondo e tra poco sarà anche qua, sono sicuro, il logo open port, eh, di Open ports di Taranto. Ma cosa sono questi port center? E vado veloce perché immagino eh, ho preso già troppo tempo. Grazie. Mostrerò solo, solo alcuni esempi. Va bene? Quanto sì, senso? sì, sì, lo sai, vai tranquillo. <ride> eh, allora, solo per fare veloce e vedere. I port center esistono già da qualche, da qualche anno. Infatti, i primi sono stati creati eh, a Anversa e a Rotterdam. Ehm, per spiegare, il, sempre con questa idea di spiegare il porto, soprattutto a quelli più giovani, anche sempre con la preoccupazione in mente dello sviluppo del capitale umano in, questi, in queste città portuali. Mostrare che il porto anche è anche un posto interessante per sviluppare una carriera, per, vedere anche, per facilitare l'innovazione. Che viene portata dalle nuove generazioni, e questo è il, è il caso del port center di Avversa, che esiste già da, da 30 anni, e il eh, EIC che è il port center di, di Rotterdam, uno primo ancora, ancora prima di quello che parlava il, il presidente, sempre con lo stesso obiettivo. Cioè, questa è la prima generazione del port center era proprio di eh, mostrare il porto come un luogo per eh, sviluppare la carriera, quindi mostrare il porto per i, i Cittadini più giovani che um, nel futuro lavoreranno, uh, forse in, in porto. Ma dopo c'è stato un cambiamento: vediamo che i port center uh, vengono sviluppati da, un po' dappertutto, uh, per tante città portuali. L'obiettivo è proprio più la questione del di, dibattito, la questione di uh, sviluppo dell'identità portuale nelle città portuali. E questo è quello che vediamo, per esempio, nel port center di Le Havre. Dove è anche la sede di LeVP, in cui è, fatto anche in, è stato sviluppato in um, collaborazione con tan, tanti altri enti territoriali che um, sono coinvolti sia nel progetto sia nel programma um, del, del port center. Neanche se ci sono uh, esempi, per esempio, in Italia, per esempio il port center di, di Livorno, anche connesso uh, alla questione del dibattito con i cittadini, anche eh, per eh, spiegare il, il porto eh, intorno a cui si può sistemare tutta una, un'agenda culturale. Ma vediamo anche esempio a Bilbao, per esempio, eh, dove il, il Port Center è stato sviluppato in collaborazione con il, il Museo Marittimo eh, locale. E qui è anche interessante perché tutta la comunità portuale è anche stata coinvolta nel sviluppo di questo spazio per spiegare... Eh, e mostrare cosa è il porto, ma vediamo ancora più modelli, per esempio il port center di Lorient, quindi una, una città portuale ad una scala un po' più piccola, ma che funziona dal punto di vista virtuale. Quindi, e questo sono alcuni esempi, perché non, non voglio prendere altra mezz'ora per parlare di tutti quelli che hanno già eh, sviluppato uno. Quindi, questo è eh, questo di, di Lorient, e eh, anche questo di un altro di la eh, Côte d'Azur, nel sud della Francia, funzionano un po' della stessa maniera. E quindi sarà interessante per vedere, eh, simile forse a questa prima fase del port center di, di Taranto. È sicuro ci saranno eh, scambi di esperienze eh, tra tutti, tutti, eh, tutti questi port center per eh, perché noi sviluppare soluzioni, in, eh, ensemble, soluzioni insieme e sviluppare delle nuove esibizioni, dei nuovi tools. Infatti, quello eh, prima di, sono altri tools che adesso vedremo. vedremo. Però eh, possiamo trovare ancora di più, come dicevo. Quello Rotterdam Futureland è quello che diceva il presidente, che è nel Mass che è l'espansione del porto. Infatti, questa immagine qua sotto è il port center del futuro, che sarà lì sviluppato, il, il port center del futuro di Rotterdam. Ehm, nello stesso posto dove esiste adesso Futureland, che era quello che diceva il presidente, sarà eh, questo nuovo spazio qua. Ehm, anche con un, un'investizione, quindi questo già la decisione di grandi porti di fare questi grossi investimenti mostra la, uh, come il concetto funziona, quindi tanti ci credono che questo uh, questa tool, questa, uh, um, questo spazio ci serve per veramente spiegare il porto. E vediamo il Port Pavilion a Montreal che ci sono a Canada, ci sono tanti. In Melbourne, in Spagna, ci sono tanti in sviluppi. Altri casi in Italia, per esempio, anche a Livorno, a Venezia. Quindi vediamo che il, il concetto è in sviluppo e vediamo che ehm, man mano viene introdotto in più posti. Ma quali sono ancora le potenzialità di, dei port center? Come si può andare ehm, al di là di quello che è già stato fatto? Troviamo adesso fortunatamente tanti nuovi, mh, nuovi tool, nuovi app, per esempio, in cui si può spiegare eh, tutta que questa questione della cultura portuale e sviluppare una, una connessione direttamente in città, direttamente nella, nella costa, ehm, con i cittadini, quindi mostrare tutto, tutto questo patrimonio che esiste, soprattutto per esempio, in città storiche, come quelle città portuali italiane, eh, mostrare in, in luogo eh, e spiegare direttamente lì, quindi sviluppare dei eh, port city walks. Um, che forse cominciano nel port center e vanno avanti e aiutano i cittadini a capire qual è stata l'influenza dell'attività portuale nello sviluppo storico um, della città, ma anche de, um, della storia della gente che lavorava e che lavora ancora in, in porto. Per esempio possiamo usare i social. Questo è un progetto molto carino che è stato già fatto a Rotterdam, anche alle Havre, che è lavorare con uh, Instagram. E sviluppare i port city instawalk quindi diciamo invitare eh, siano studenti di liceo studenti di, di, eh, di primi anni di università a fare il suo proprio sguardo sul territorio porto città quindi, e dopo condividere questo, questo sguardo, condividere questi instawalk con, con tutti perché alla fine il, il territorio porto città è di tutti quelli che abitano eh, nel porto città Uh, altri esempi o altre, altre tools che possiamo anche trovare è l'augmented reality che è, una, uh, che è quello che già vediamo um, nei posti storici per mostrare quindi perché no pensare che la gente quando è in, in giro per città può usare il suo cellulare e, e semplicemente con, uh, con la camera trovare più informazioni di cosa sta facendo il porto in questo posto o quali sono i piani di, di sviluppo Lavorare un po' forse nell'idea del port center eh, diffuso anche nel territorio. Ma possiamo andare anche più avanti, finisco già con questo ultimo slide. Alla fine il port center può anche diventare non solo la base dell'esplicazione del porto e eh, della cultura portuale, del capitale umano che esiste eh, nel porto, ma è anche la base per Smart Port City, come dicevano prima, eh, la Blue Economy è un concetto fondamentale per lo sviluppo delle città portuali, in cui città e porto devono per forza lavorare insieme. È un'opportunità. La, la, la presenza di un porto è un'opportunità per sviluppare questa Blue Economy. E perché no usare il Port Center come la base per tutti questi dialoghi e la base per sviluppare una Smart Port City Vision? Quindi quando parliamo anche dell'interfaccia fisica, eh, tra Porto e Città, perché non parlare dell'interfaccia virtuale? E alla fine il Port Center potrebbe essere proprio la base intorno a cui si può sviluppare tutto questo eh, ecosistema di, eh, di innovazione. E infatti eh, ci sono già ehm, Port Center che funzionano un po' così, come il caso di Avre, che ha anche l'opportunità di, eh, di fare applicazioni per i progetti europei. Quindi alla fine è un posto dove i, dial i dialoghi esistono dialoghi tra diversi attori del territorio e cittadini, alla fine quella è veramente la base per pensare un piano per il futuro della, della città portuale ebbene con questo finisco penso che, beh, solo dire che eh, per quello che fa la IVP anche il, ehm, normalmente usiamo il port center network per opportunità di eh, per, per scambi più diritti e quindi anche per eh, invitare l'autorità portuale e eh, il comune a firmare, a, a segnare l'agenda 2030 come la base anche o un, una parte di una strategia per lo sviluppo porto città. Ma comunque, solo per finire già veramente, il, porto, il port center sono secondo noi la base veramente per un, una, un rapporto nuovo un rapporto rinforzato. Tra la città e i cittadini porte soprattutto alla base per dialogo che eh, saranno la struttura per il futuro de, di, questi, di questi rapporti bene grazie mille scusate grazie se ho preso già se... troppo tempo no anzi grazie per noi noi siamo orgogliosi di questa opportunità questa sera perché eh, diciamo mentre tu parlavi era come fare una sorta di checklist di quello che noi stiamo, stiamo realizzando qui perché avendo seguito i vostri comandamenti come li hai chiamati tu e, diciamo, è più o meno questo il percorso che è stato sviluppato qui. La, la partecipazione per noi è stato l'elemento chiave, poi che ha unito anche un po'. Uh, tutte le dinamiche che sono state attivate. Poi, grazie a voi, diciamo, abbiamo avuto anche l'onore in questi giorni di ricevere degli endorsement, dei, dei video da, da altri porti internazionali che ci hanno, ci hanno voluto condividere un saluto. Infatti, io vorrei ringraziare sia uh, Greta Del Salmarini, che è la direttrice del Port Center di Le Havre, e Olivier Lemaire, che è il general manager dell'associazione IVP, e Carola Hein, che è una, una professoressa e docente uh, presso la Delft University of Technology. Uh, che hanno appunto condiviso con noi questi video, che adesso sono brevissimi, li condividiamo con tutti. e Ci fa molto piacere condividerli perché realmente è, è a testimonianza di quello che è il rapporto con questa associazione e di quello che si sta sviluppando anche a livello internazionale. Prego, la regia, se è possibile, di, di condividere i tre video. Greetings to the poor, the City and the People of Taranto. And congratulations on the inspiring work that you're doing for connecting the port with the city. I am delighted to see that your activities recognize the cultural dimensions of port city relationships. I strongly believe that an integration of the spaces, people, and cultures of port cities is a foundation for sustainable development. Planning the port with the city and its people, building material and immaterial links. Will help recreate a maritime mindset that is essential for water cities. Including diverse people uh, that are not traditional partners in port city relationships, young people, women, will help build the workforce and the citizenry of the future. Taranto's initiative to create an open port, a port with humans, a site for encounters with a beautiful new logo, is showing the way for future port city relationships elsewhere. Toronto's new port center will be the perfect location for its envisioned role as a sea capital of the Mediterranean. Greetings from Venice. <laughs> Audio. Stiamo vedendo il video di Olivier Lemaire, il general manager di IVP, però c'è un problema audio. Magari proviamo con l'altro video. Possiamo passare all'altro Simone o andiamo, andiamo avanti? Magari nel caso li rivedremo più tardi. Grazie ancora a Jose Sanchez che è collegato in streaming e chiudiamo questa sezione dedicata appunto al racconto di quelli che sono i port center a livello internazionale e passiamo adesso proprio entriamo nel vivo del racconto di questo nostro progetto Open Port. È un piacere per me introdurre questa sezione e eh, queste persone diciamo, che vediamo qui sul palco con, con me, eh, perché è stato un percorso avviato eh, più di un anno fa ormai, eh, avviato anche con persone che mh, Taranto non, non la conoscevano, eh, nel senso che non, non sono tarantini, quindi hanno dovuto comunque conoscere anche un po' la città, eh, anche come studio proprio all'altere diciamo, di quella che è l'attività che poi è stata svolta come professionisti. Eh, saluto Rita Rufo, l'architetto Rita Rufo. Saluto Gabriella Monaco, saluto Salvatore Tommai come progettisti esterni e poi passeremo anche la parola uh, a Fondazione Taranto 25 per un'altra sezione sempre all'interno di quello che è il progetto. Um, passo la parola a Rita in particolare perché um, eh, diciamo lei la, è la referente eh, del team con cui eh, è stata poi condivisa la metodologia, impostata una strategia di uh, realizzazione di tutti i contenuti che a breve andremo, andremo a conoscere nel dettaglio. E... Rita non è di Taranto, e infatti eh, ci tengo anche a chiederti come è stato poi per te eh, approcciare questo, questo progetto e soprattutto hm, spiegaci, raccontaci eh, come com nasce, eh, come è stato impostato, quali attività sono state poi realizzate da, da parte vostra, raccontaci il team, e ti lascio la parola. Grazie mille. Grazie, eh, buonasera a tutti, eh, veramente. Un applauso. <ride> Diciamo siamo molto emozionati dopo più di un anno di lavoro insomma, in questa città meravigliosa che, come dice Noemi, personalmente non conoscevo, anche se da turista magari in Puglia ero venuta tante volte. Taranto è una città che non rientra proprio nelle rotte, è invece un grosso diciamo, peccato perché è una città bellissima. Ehm, è stata una grande sorpresa tutta questa esperienza: diciamo, il porto perché quando ci hanno coinvolto questa, diciamo, questo gruppo di professionisti siamo stati coinvolti da, da una società, SimNT sì, di Bari, per fare questo allestimento. Che salutiamo perché sono anche che qui, qui questa sera, anzi un applauso bella, a SimNT che il è qui tra, tra noi. Sì. E, um, Antonello, e quindi ci fa piacere che... La prima cosa che abbiamo pensato è stata insomma autorità di sistema portuale, ma sarà una cosa impomatata, molto istituzionale. Invece, poi quando abbiamo conosciuto il porto e queste meravigliose persone che ci lavorano, insomma, è stata già la primissima eh, scoperta. E grazie a, a tutto lo staff del, del, dell'autorità di sistema. Eh, abbiamo potuto avviare questo percorso. Eh, noi diciamo, siamo un gruppo di professionisti che da anni lavora negli allestimenti espositivi e quindi ci portavamo dietro questo bagaglio che è più che altro un metodo di lavoro no? che poi eh, ripercorre esattamente i comandamenti di IVP. Noi abbiamo sempre lavorato negli allestimenti eh, proprio seguendo un processo partecipativo. Quindi sia la progettazione che tutto il recupero del, dei contenuti viene fatto proprio con, un, con percorsi per partecipati in cui vengono coinvolte le, le istituzioni, la città, le scuole, perché abbiamo sempre pensato che una, la realizzazione di, un, di uno spazio culturale non è un'astronave che viene calata dall'alto da professionisti, ma deve proprio essere un racconto corale che viene dal basso. Quindi è fondamentale questo lavoro di scoperta e di eh, proprio di conoscenza e di entrare nella vita di un, uh, di un luogo. Quindi arriviamo dall'esterno uh, con uh, diciamo il nostro bagaglio di esperienza, però poi tutto si costruisce sul territorio con il coinvolgimento delle persone ovviamente del territorio. Quindi grazie a questo lavoro di, che l'autorità ha fatto di collegamento uh, è stato più facile. Uh, anche se solo in un anno, eh, conoscere e interagire con questa città. Quindi abbiamo avuto proprio incontri, confronti costanti con le istituzioni, eh, dal sindaco a, a, al Martà, alla soprintendenza, ma poi eh, anche a scendere con tutte le esperienze vive, diciamo, con la parte più viva di questa città che erano appunto magari AFO 6, l'esperienza di Officina Matemosso, eh, Carmelo Fanizza con i suoi catamarani cioè, eh, e questo ci ha permesso eh, di raccogliere eh, tutta la parte dei, dei contenuti che poi magari in maniera più dettagliata vi racconta Gabriella e, e Salvatore. Quindi io volevo eh, soltanto dire che questo metodo diciamo, di lavoro eh, ci permette di conoscere dal, da, dall'interno quello che dobbiamo raccontare, perché è, di, è impossibile raccontare qualcosa se non, si conosce, se non si conosce veramente. Quindi questo metodo lo applichiamo in primis nel gruppo, perché noi eh, come gruppo di lavoro è un gruppo interdisciplinare, perché lo sguardo deve essere da più punti di vista e, e questo permette di, di fare un lavoro di maggiore qualità. Perché nel gruppo c'è l'architetto, c'è il regista, c'è lo scenografo, il copy, il comunicatore, l'illustratore, cioè questi sono progetti che non può fare uno o due persone, no? c'è cioè, quella parte informatica, eccetera. Eh, il progetto che stiamo diciamo, realizzando si compone di due parti, questa prima parte virtuale eh, che è stata per lo più. Quasi conclusa, che è tutta quella di raccolta dei contenuti, e, e questi contenuti mh, per lo più sono interviste, video interviste, perché sono le esperienze dirette che vengono raccontate di chi lavora nel porto, quindi le imprese, i lavoratori ma anche della, eh, della città. E, e poi ci sarà invece una parte fisica che verrà allestita all'interno del, del Falanto. E questa parte fisica eh, è uno spazio ovviamente culturale, ludico, interattivo che è insomma molto vicino a quello che, anche, che abbiamo visto di altri post center già realizzati, e, però la cosa interessante è che anche questo spazio fisico che stiamo progettando eh, viene progettato proprio eh, per ospitare i contenuti che sono già stati raccolti. Quindi, è una sorta di vestito che viene cucito proprio su misura, no? non c'è niente di industriale, è un grosso lavoro artigianale quello che, che facciamo. insomma, Quindi io vi ringrazio per questa opportunità, perché ogni volta fare questo lavoro è conoscere proprio un mondo, e entrarci e entrare in una relazione proprio empatica con le persone, con il luogo e e quindi grazie di nuovo per questa opportunità. Siamo noi che ringraziamo voi perché realmente si è creata una, una bellissima sinergia e è davvero è, stato un, è un percorso perché ancora è all'attivo, è molto bello di scoperta e anche per noi. Anche di, di emozione magari di fronte a qualcosa che, che è stata per esempio la vostra gioia nei momenti che avete vissuto qui a Taranto, cioè per noi è stato davvero... Sì. Molto bello. No, Io veramente ricordo con emozione alcune delle interviste: no, il signor Melucci Conte, eh, Francesco Sisto. Insomma, sono a breve. Vedremo qualcosa non che, tutto. Ci, che ci toccano. Una cosa sicuramente penso anche. Mh, tra le cose più belle che sono state realizzate sono anche le, le foto fatte dal fotografo Maurizio Greco da e parte, con sì. la parte per esempio, musicale di Alberto Dati. Cioè, ci sono delle, dei materiali che sono stati realizzati grazie a questo lavoro e che eh, quindi finiranno in questa prima parte virtuale e poi eh, nello spazio fisico dell'allestimento, che sono veramente. Eh, insomma, produzioni... Uniche, direi, perché i suoni del porto, i volti del porto... Eh, non non c'era mai capitato no, di ritrovarci qui con, con un'attrezzatura per ascoltare le sirene, i rimorchiatori, i movimenti che cioè, sonori che un porto comunque custodisce. L'intervista eh, al capitano Puglisi. Sì, 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 ce ne sono, ce ne sono numerose. Eh, delle interviste parleremo proprio a brevissimo. E eh, appunto la comunicazione... Vediamo qui il logo di, di Openport che da poco abbiamo, abbiamo lanciato ufficialmente. E, è una comunicazione eh, nuova, direi, che si rivolge a un pubblico di diversa natura, dai piccoli ai grandi e diversamente giovani. E passo la parola appunto a Gabriella Monaco che si è occupata dell'aspetto comunicativo di questo progetto eh, per illustrarci come abbiamo lavorato, come, ha, come avete lavorato e darci un'anteprima di questo contenitore virtuale. Ok, buonasera a tutti. Intanto ringrazio anche io l'autorità portuale e il Comune di Taranto proprio per questa opportunità perché noi ne usciamo arricchiti in una maniera veramente incredibile. E quello che dicevi prima Noemi è molto molto importante, ma tutti gli interventi hanno permesso di dire questo sì, questo c'è, questo c'è. Abbiamo fatto proprio veramente una checklist. No? Ed è stato intanto per noi arricchente vedere che eh, ogni esperienza è un'esperienza che ci rinnova, ci arricchisce, ci fa fare quell'upgrade ci piace tanto dire, no? oramai ci aggiorniamo come i telefonini, come i software, ma anche noi siamo cresciuti in quest'anno. Quest la comunicazione di Open Port è partita da un aspetto estremamente attuale ed emozionale, cioè che è quello che è un po' la tendenza che fortunatamente nel mondo si sta riscoprendo, che è quella del marketing esperienziale. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna parlare prima che eh, a livello di dati, di numeri freddi e eh, di dati di nozioni. Bisogna parlare anche alla pancia delle persone, perché siamo tutti bombardati di messaggi, abbiamo tanta fretta e spesso riuscire a recuperare quel lato umano delle, delle cose ci fa passare la comunicazione ad un livello che oltrepassa tutte le sovrastrutture, tutte le barriere anche no? di cultura, di, eh, di orientamento politico, no? cioè, riusciamo a parlare di età anche soprattutto, e soprattutto, questo era un po' l'obiettivo. Quando si entra in questo che per noi è un diario di viaggio, cioè il, il progetto che, come si, appunto, si, si è sviluppato e si svilupperà avrà una parte virtuale perché non tutti potranno essere qui, ma noi vogliamo raggiungere tutti, noi vogliamo raccontare, appunto entrare in una rete mondiale, abbiamo l'ambizione di poterlo fare e, e anche le possibilità, perché la nostra storia non è uguale a quella di nessun altro. Vedete, dico già nostra, perché mi sento no, parte è di un qualcosa. Che tu lo e quindi parlare in maniera emozionale alle persone già da questo, che sarà eh, il portale, quindi online, visibile eh, in, in qualsiasi momento, e che si evolverà con il nostro percorso. E che cosa racconta? Già dall'ingresso, noi andiamo a raccontare di far scoprire le storie e i percorsi di porto e città tra ieri e domani lungo le vie del mare. Quindi già il linguaggio appena si approda è un linguaggio evocativo, emozionale, che ti fa capire che noi in questo porto raccontiamo la storia di una città, ma la storia anche nostra è di una città che oggi è già diversa da ieri e domani non sarà più quella di oggi. Quindi questo per noi è una bozza in questo momento di eh, portale che sarà arricchito quotidianamente dai contributi di tutti quelli che vivono nel porto della città, come diceva prima l'assessore, a livelli diversi, quindi con, eh, da un punto di vista di eh, sviluppo turistico, di possibilità di, di, eh, di impiego, di, ma anche di racconto di vita, perché come abbiamo visto nella storia un porto... E influenza ed è influenzato dalla storia delle persone che lo vivono. Quindi nel, nell'home page noi troviamo intanto uno slider evocativo e poi quelli che sono i temi che abbiamo voluto sviluppare, che quindi sono intanto cos'è l'open port, cos'è l'open port di Taranto, che è un porto aperto ma aperto. E, e contaminato, quindi aperto in senso fisico, ma anche capace di accogliere e di rispondere in maniera eh, proprio mh, permeata no? e, e sinergica di volta in volta, cioè il porto racconta e ascolta i racconti, quindi deve essere veramente un flusso continuo, no? una marea. In, di, in, in ognuno di questi temi, andiamo a sviluppare appunto il il progetto, il cantiere, perché la, la cittadinanza potrà sbirciare e capire cosa accade in, nel work in progress e, e poi andare avanti appunto sul porto, capire che cos'è un porto, il porto, tanti porti, i numeri del porto che vedremo a breve e anche quello che è il futuro del porto, tutti i progetti possibili. Poi andando avanti fino alla vita del porto, quindi il rapporto tra porto e città ieri e oggi, quindi una, come eh, la storia del porto ha influenzato e influenza gli sviluppi quotidiani e soprattutto futuri, perché quello che è importante far capire è che questa non è un'enciclopedia, non è la Wikipedia del, del porto di Taranto o di Taranto città, questo è un, veramente un, un cantiere aperto, è un posto in cui si raccolgono confronti, collaborazioni, contributi per poter avere una piazza virtuale di eh, menti che pensano e sviluppano ogni giorno nuove opportunità. Infatti chiederei un attimo alla regia di scendere giù un pochino nel, nell'home page perché eccolo qua. Perché prima mi chiedevi e tra l'altro ho ascoltato con piacere eh, il, i complimenti esatto, che, che ha fatto sulla nostra capacità condivisa perché si è uscito come diceva prima il Presidente il nome Open Port e perché l'autorità portuale ha voluto trasmetterci e accogliere poi, questa volontà di dichiararlo subito, già nel naming, qual è la mission del porto. E anche nel suo, nel suo segno abbiamo costruito questa linea di punti e di linee, quindi sono simbolicamente le rotte e i punti di approdo, ma che non sono mai chiusi. Sono sempre un punto di nuova partenza per, per altro, per il per nuovo, per, per una capacità di cambiamento e di evoluzione continua. Con poi piccoli segni, ma che sono capaci di parlare al, anche a livello iconografico a qualsiasi età, perché sono segni tra virgolette naif, semplici, puliti, no? eh, che chiunque di noi può tracciare su un foglio. Al tempo stesso, chieggiano a, a degli nobili e, e sicuramente inarrivabili precedenti a livello di arte moderna, ma che con delle forme creano, non so, uno blocco, e quindi lo sguardo. Del, del, del porto, cioè dalla nave, quindi quando sei già in mare, quando sei in viaggio e al tempo stesso costruiscono questo sole nascente che ci ricorda che per noi la mission di Open Port è quella di dare nuove opportunità, e nuovi spunti diversi ogni giorno, quindi che ogni giorno si rinnovano, ogni giorno tornano su, tornano su di nuovo. Se torniamo un secondo sul menu... Eccoci qua. E quindi dicevamo, quello che noi andiamo a raccontare è in questo diario di viaggio, un po' di storia, i mestieri del mare, poi l'arte, i riti e i miti. E il linguaggio com'è? È un linguaggio che è moderno, adulto, ma anche capace di essere interattivo. Ad esempio, nei numeri del porto, andiamo a raccontare quello che apparentemente è un tema freddo, cioè statistico, lo raccontiamo in un modo estremamente interattivo. Quello che voi vedete non è un video, ma è ciò che accade mentre si scrolla giù con il mouse o semplicemente facendo tap sul, sul tablet. E quindi sì, siamo noi che creiamo il racconto, che diciamo dove sono le coordinate, quanto dista da Gibilterra, quanto dista da Suez e, che quant e la velocità di una nave che porta i container, va a 22 nodi e cosa significano i nodi. È un gioco di interazione continua che ci fa scoprire che francamente, insomma, anche a me che non sono più una sedicenne, ma neanche una quindicenne, mi è, E sto lì con la rotellina che gioco e vado a scoprire ogni momento un, un, nuovo, un, un nuovo dato, no? E, e fa impressione, dice che il porto per quanto si estende, e adesso ci arriviamo. A 25 km di costa. Allora, leggere questi dati in maniera fredda, riepilogativa, ti allontana. Farlo diventare un gioco di interazione. Qui ci ha aiutato, è stato prezioso il contributo di SimNT che sta curando tutta la parte tecnologica. Riesce a dare a tradurre delle nozioni eh, apparentemente fredde, anche solo in un modo virtuale, comunque partecipata. Questo è il, è il nostro diciamo il nostro mood è quello che siamo riusciti e che stiamo continuando a fare grazie alle esperienze vissute se scendiamo giù velocemente ci sono tutti i dati legati ecco, anche al gioco no? per appassionare se dobbiamo dire quanto è grande il porto di Taranto non dirlo in maniera fredda ma compararlo a qualcosa che ci fa capire subito un'unità di grandezza per esempio 464 campi di calcio, non ci avevamo mai pensato, insomma, ecco. E sicuramente questo è un qualcosa che anche il, il ragazzino che gioca e eh, che fa la scuola calcio magari dice, ah, però, quanto ci metterei a correrlo palla al piede? Ecco, questo è un po' il, il trucco che adottiamo nelle cose sia virtuali che e, e fisiche per poter agganciare un pochino... Eh, L'utente ad un'informazione che diventa un'esperienza, non più un dato eh, da così subire. F scendendo nell'infografica andrete a scoprire anche, per esempio, quali sono tutti, i, i, quante, la quante persone lavorano in un porto, e sono veramente tante. Noi abbiamo avuto, come diceva Rita prima, il privilegio di eh, incontrarle, conoscerle, con eh, il grande lavoro che ha fatto Salvatore. Eh, di riprenderle e di ascoltare le loro voci perché all'interno di questo diario di viaggio, di questo eh, portale, di questo... Eh, Open Port Online che dovrete costruire con noi, cioè che sarà vostro. Diciamo, noi non facciamo altro che mettere in piedi un contenitore ma che senza il vostro contributo non, non, vive, non vive. Vedremo che ci sono anche le facce del porto, ci sono i suoni del porto, i mestieri del porto che... Poi sicuramente tu introdurrai per far capire qualcosina in più. Infatti, io colgo l'occasione proprio, grazie Gabriella, perché ha lanciato tanti, tanti bei messaggi e degli input per collegarci a proprio a quello che, che è il lavoro di, di, di messa in connessione di questi volti, di queste persone, di queste voci. Che in tanti mesi, in numerosi appuntamenti direi, perché per costruire questi appuntamenti non è stato neanche proprio molto semplice, ma è stata una bellissima passeggiata. Eh, a breve introduco Salvatore Tomai, regista e documentarista Rai, eh, con cui tra l'altro Tarantino, eh, che si è ritrovato ormai espatriato da un po' di tempo a ritornare a Taranto per raccontare il porto di Taranto, il porto e la città di Taranto. Prima di passarti la parola, Vorrei anticipare uno dei, dei video, ne vedremo, vedremo diversi contributi a breve, eh, delle, dedicato alle imprese che lavorano per i servizi. Chiedo alla regia di, di lanciare questo, questo breve video e poi passerei la parola a Salvatore per farci raccontare qual è stata la tua esperienza tra passato, presente e futuro nel porto di Taranto. Sono Michele Marraffa, il fondatore della Marraffa SRL attualmente che è nata nel 1977. Noi siamo arrivati sul porto di Taranto intorno al 2012-2013. Nel 2014 abbiamo fatto il trasporto più importante della nostra vita eh, lavorativa e aziendale, probabilmente ancora oggi resta il più importante. Pensate che sono state quasi 9.000 tonnellate di ferro che sono rimasti qua nella provincia di Taranto e imbarcate dal Porto di Taranto. Diversamente se non avessimo dato la fattibilità di quel trasporto sarebbe andato sicuramente all'estero. Quel trasporto eccezionale è stato qualcosa di particolare, veramente particolare e, e credo che, mi, che ci abbia tolto anche qualche anno di vita a me, alla famiglia, agli operatori, però quando la nave l'ha imbragato mi sono sentito quasi sollevare di 10 metri. Eh, questo era un piccolo contributo di una delle imprese, ovviamente, poi racconteremo anche delle altre. Passo la parola a Salvatore Tomai. Buonasera a tutti. Eh, questa è stata la prima intervista che ho fatto, delle circa, insomma, avrò incontrato 50-60 persone che abbiamo intervistato, poi saranno alcune di queste raccolte. Avremo una quarantina di filmati all'interno del, del sito c'è una costante. Allora, innanzitutto riguardo il presente, passato e futuro, eh, chiaramente noi andando a fare quest'anno delle interviste, fotografiamo il presente. Quello che mi interessava era capire eh, questi lavoratori, cioè scoprire innanzitutto il loro lavoro e raccontarlo in qualche modo in una maniera più calda possibile, come diceva appunto Gabriella e Rita e, e vedere pure com'era prima e come loro sono arrivati queste persone a fare questo lavoro. Chiaramente in una situazione come quella del Porto di Taranto in continua evoluzione come va evolvendosi il loro lavoro, come loro pensano che sarà, però tutto questo cioè a me Interessava non eh, raccontare solo il lavoratore. Eh, io cerco sempre l'anima delle persone che ho di fronte, quindi, quell'aspetto umano. E c'è una costante, ho visto sempre una grande passione. Qua avete visto, appunto, Marraffa che si emoziona, no? cioè che racconta questo, questo lavoro così importante con tutta una serie di implicazioni che ha avuto cioè eh, far rimanere, dando la sua disponibilità, il lavoro a Taranto. Ma così tanti altri, un po' in tutti, c'è eh, una costante, la passione. Se non c'è una grande passione, alcuni eh, lavori che comportano dei rischi, dei sacrifici, non si possono fare. E dicevamo riguardo al passato anche: sono spesso lavori che si tramandano all'interno della famiglia, quindi di generazione in generazione. Come appunto abbiamo visto, ne aveva accennato il sindaco prima, parlava del papà, e del nonno. Che è qui in platea, tra l'altro. Che qui in platea, tra l'altro. Ehm, però ho scoperto che anche alcuni hanno. Trovato, hanno capito la loro predisposizione a fare un certo lavoro portuale casualmente. E mi ha colpito soprattutto, mi viene in mente Domenico Derchia, che um, quindi ha saputo che poteva fare questo lavoro e da Tarantino ha scoperto il porto mentre è potuto entrare per fare questo nuovo lavoro che evidentemente fa molto bene per l'incarico che ha. Quindi qual è l'augurio? Che questi video che poi saranno all'interno di questo sito, chissà, possono invogliare qualcuno che magari non, non ha eh, come dire, in famiglia un lavoratore portuale, però ha tanta passione verso queste forme lavorative e magari dare un bel contributo. Insomma è un modo per conoscere, almeno io questo mi auguro, per conoscere magari imbogliare, fare di più. Tornando alla costante della passione vi voglio mostrare ehm, ad esempio Salvatore Ligio, il capo dei piloti, come parla del suo lavoro. Se può andare... Io sono il capitano Salvatore Eligio, capo pilota del porto di Taranto da qualche anno. Chi sono i piloti? I piloti sono i primi a salire sulle navi e gli ultimi a scendere quando le navi vanno via. Realmente, il pilota è quello che conosce tutti i fondali del porto e sa esattamente, in base alla tipologia di nave e al pescaggio che ha, dove passare per recarsi all'ormeggio o dove passare per uscire dal porto. A Taranto siamo in sei piloti e in cinque conduttori, abbiamo tre mesi da lavoro, è un lavoro che si svolge a H24 senza alcuna festività per 365 giorni l'anno. questo lavoro per farlo bisogna amarlo perché altrimenti non lo faresti, perché i rischi sono altissimi, salire e scendere dalle navi col brutto tempo non è semplice e si può rischiare la vita. Un applauso a tutti questi lavoratori che nel porto ci vivono, ci lavorano tutti i giorni e. Con Salvatore è stato bellissimo andare in giro perché io gli facevo diciamo, a volte il programma della giornata e no, non lo conosco, non lo conosco. Poi, alla fine, con tutti è riuscito a trovare un collegamento. Sì, ma noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, ma tu sei il cugino, Alla fine, conosceva tutti. E nonostante non, vi, non viva qui ormai da, da parecchi anni tra l'altro ci tenevo a ringraziare anche Mimo Franchini che ti ha supportato nelle, nelle attività qui e anche il collega Francesco Cacchiullo che non vedo in questo momento spero sia ancora tra noi eccolo, è lì in fondo perché ci ha, ci ha seguito cioè è stato molto presente ha anche retto e attrezzature per montaggi vari e, e quindi Salvatore tu da Tarantino appunto sei, sei, sei di nuovo un po' tra noi e ci sarai forse ancora non soltanto per piacere ma anche per noi e ti ringraziamo veramente molto per, questa, per questo lavoro che abbiamo eh, fatto insieme, è stata veramente una grande, una grande esperienza per tutti. Eh, anche di lavoro proprio per conoscere quello che è il lavoro poi di un documentarista, perché documentare non è, non è semplice, eh, significa anche andare a, a vedere dietro quello che c'è no? in un contesto, in una situazione, mediare anche delle difficoltà eh, espressive, eh, relazionali in un contesto lavorativo che spesso è capitato, cioè, diciamo, in generale ci sono state delle belle dinamiche e mi è piaciuto molto a vedere il tuo approccio a questo contesto molto particolare. Eh, ancora un applauso. Eh, a Salvatore e al gruppo di progettisti. Eh, noi abbiamo parlato, eh, abbiamo raccontato un po' l'impresa, imp le imprese portuali, il mondo delle, della, del cluster eh, ci siamo per ora finora fermati a quello che è il contesto del porto. Eh, è importante però, parlando di porto e città, eh, aprirci anche a nuovi scenari eh, per innescare anche delle nuove relazioni con la città. E eh, quindi. Sto per introdurre Fondazione Taranto 25 ehm, perché vi lancio questo tema, il mare crea impresa. E chiedo a Pierfrancesco Fanelli, dottore commercialista, eh, in che modo possiamo aprire questo progetto Open Port a dinamiche anche imprenditoriali con la città? Sì, eh, a Taranto il mare è al centro un po' di tutte quante le iniziative. Le iniziative dello sport, della cultura, dell'istruzione e anche dell'impresa. Fondazione Taranto 25, che è nata all'incirca un anno fa, è vicina al mondo dell'associazionismo in genere, ma in quanto uh, network di professionisti e di imprese, inevit inevitabilmente per natura è anche vicina, vicina alle imprese. E quello che osserviamo e quello che abbiamo percepito in questi mesi è che qui al Porto eh, si sta creando un ambiente piuttosto stimolante, una sorta di ecosistema protetto per chiunque abbia voglia di, di fare impresa e per chi già la fa. Um, il mare e impresa sono un connubio molto stretto al di là di quei settori in cui il mare diciamo, sia preponderante, si pensi alla cantieristica, si pensi alla croceristica, al turismo, ma il mare è un po' ovunque perché chiunque volesse raggiungere dei mercati esteri, di sbocco per i propri prodotti o di approvvigionamento per le materie o per, 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 per per, per le cose che, che utilizza nel processo produttivo, beh, di nuovo il mare torna in modo preponderante e di nuovo il porto torna in modo preponderante. E, e per questo, noi pensiamo in fondazione che le potenzialità che si annidano tra questi moli e questi sporgenti siano, siano molto grandi. Um, pensiamo che il porto possa avere un ruolo importante nell'education della città del suo, e del suo tessuto economico e sociale all'internazionalizzazione. Abbiamo visto i video da Anversa e da, da Le Havre. In effetti questo è il luogo insieme, eh, dove insieme ai nostri concittadini possiamo apprendere le best practices che si vanno consolidando nelle avanguardie portuali e da lì in tutto il mondo. Questo è il, mondo in cui, eh, il, 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 il luogo in cui scopriamo le potenzialità che derivano dal commerciare, dall'entrare in relazione con i paesi esteri. Ed è il luogo in cui le imprese, quelle esistenti o quelle future, o quelle che si vanno costituendo, possono, possono definire le loro strategie di, di internazionalizzazione. Ancora, l'internazionalizzazione è un tema ricorrente nella, nella fondazione. Mm, ci sono state diverse circostanze in cui il network dei professionisti e delle imprese hanno messo un po' a frutto le loro conoscenze anche con i player internazionali portandoli qui, qui a Taranto e sarebbe un bel auspicio farlo ancora in futuro e farlo fare magari organizzare degli incontri con gli operatori e le imprese che si sono insediate nel porto e che si insedieranno nel futuro um, e ancora... Eh, le potenzialità derivano dal fatto che questo è un po' il canale di accesso alla supply chain mondiale, no? alla, un po' alla, alla catena degli approvvigionamenti del mondo e da cui davvero speriamo che Taranto possa agganciare la ripresa del commercio mondiale dopo, dopo, dopo la pandemia. E poi, ancora, qui vediamo il luogo dove si materializzeranno alcuni incentivi a fare impresa, incentivi anche di natura economica. Si parla di zona franca doganale, di zona economica speciale. Sono due. Progetti che probabilmente viaggiano a velocità differenti ma eh, che non ci fanno dimenticare il fatto che il contesto sia, sia assai favorevole e che si eh, diciamo, unisce ad altre misure in atto e che invitano a fare impresa. Penso alla deducibilità eh, degli investimenti nelle start-up eh, innovative oppure penso ai crediti imposta eh, per gli investimenti nel mezzogiorno. Insomma, un, un, uh, un ecosistema assai favorevole in cui eh, il bicchiere sembra davvero mezzo pieno e sembra davvero che ci siano delle nuove prospettive per Taranto, per i suoi cittadini, per le sue imprese e per il suo territorio tutto. Um, ecco, questa può essere anche l'occasione forse per, uh, per, um, così, per fare alcune considerazioni su su ulteriori evoluzioni quanto alla diciamo, possibilità di introdurre ancora delle misure che facciano il più possibile per le imprese ehm, a favore delle imprese perché quelle che esistono siano sempre più floride e perché ne vengano sempre di nuove. Si potrebbe pensare ad esempio a forme di incentivi Uh, pensati ad hoc per l'area portuale di Taranto, sarebbe bello se si potessero aprire dei tavoli eh, col, con gli enti istituzionali, oltre che con l'autorità di sistema, ovviamente anche con, con lo Stato, con la Regione, pensare non so, eh, ad, un, ad un regime particolare e eh, specifico per quest'area di cedibilità dei crediti d'imposta che si originano dagli investimenti fatti nell'area portuale di Taranto, oppure ancora ad un regime che allenti la normativa piuttosto rigida e che non consente il cumulo ehm, dei crediti d'imposta con i finanziamenti regionali eh, 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 incentivati. Insomma, una serie di, 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 di idee, una serie di eh, proposizioni che lasciano eh, percepire la positività che si respira. E che secondo me eh, Taranto, eh, con le sue imprese e con i suoi cittadini, deve necessariamente cogliere. È per questo motivo che la fondazione si, diciamo, si, si pone come trade union tra il porto e la società civile, la società eh, fatta di imprese, di professionisti, ma non soltanto, ripeto, fatta anche di eh, associazioni culturali e associazioni sportive, perché c'è del valore anche lì e del valore può derivare anche dallo sport e dalla cultura, così come un altro anello di congiunzione fondamentale è quello delle scuole ovviamente degli Atenei presenti sul territorio, in modo tale da chiudere diciamo, la circolarità e davvero eh, unire eh, in un abbraccio unico, in un connubio unico la città e il porto, che negli anni a venire, nei mesi e negli anni a venire rappresenterà il, probabilmente il driver fondamentale della crescita della città. Grazie mille Pier Francesco Fanelli. Grazie. E sempre rimanendo con Fondazione Taranto 25, Anna Paola Scrimieri, esperta di marketing territoriale e imprenditrice del settore wellness. Abbiamo parlato molto di, di marketing territoriale proprio questa sera di animazione. Eh, qual è la, la tua opinione diciamo, rispetto anche alle possibilità di ulteriore apertura con la città? Sì, diciamo, prima si parlava del, del contributo. No? Prima di tutto porto i saluti di tutti i componenti della, della fondazione e poi nella persona del presidente Fabio Tagarelli che eh, ringrazia per l'invito e anche per la partecipazione attiva no? a Grazie. questo evento legato all'open porto. E, eh, noi parliamo di mare, no? però Taranto eh, diciamo, eh, come città di mare fonda come il suo asset principale dello sviluppo del territorio proprio sul eh, su una risorsa che forse siamo gli unici a poter dire, forse dire anche in tutto il mondo, che abbiamo il privilegio di essere bagnati no, da due mari. Quindi deve nascere proprio da qui innescarsi nuovi uh, meccanismi, le nuove relazioni no, proprio tra uh, il porto e la città. E in questo um, Fondazione Taranto 25 ha uh, anche il. Um, felice di essere proprio un interlocutore di privilegio nel uh, non soltanto muoversi nel settore non imprenditoriale ma anche uh, una sorta di trade union con la città. e uh, uh, Diciamo che nel marketing territoriale una um, de, de, diciamo delle caratteristiche fondamentali è proprio dare spazio alla natura. Diciamo che su questo territorio, negli anni passati, la natura è stata messa un, un po' da parte e, e, e siamo nella fase storica importante in cui il creare queste nuove sinergie tra uh, le istituzioni, le autorità, gli enti, l'associazionismo e gli stessi cittadini diventa fondamentale per. Uh, Sicuramente coinvolgere gli stakeholders locali, quindi no, coinvolgere tutto il territorio ma tutti, in, 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 tutti gli asset sociali, ma parlo dell'imprenditoria ma come parlo dell'associazionismo, della cultura, domani mattina avremo questo concerto... All'alba? All'alba. Per, <ride> per il quale ringraziamo la Fondazione Taranto 25 appunto perché la collaborazione è nata proprio anche grazie, mm. grazie a voi. E quindi diciamo, coinvolge tutti uh, gli aspetti sociali no, di, un, uh, di un territorio. E fondamentalmente l'obiettivo dovrebbe essere creare una nuova attrattività della città di Taranto, quindi un, un nuovo valore aggiunto. E come si fa? Sicuramente uh, in questo uh, Fondazione Taranto25 vuole essere molto attiva e, nel, uh, e prendere coscienza che il mondo della formazione è un mondo uh, importante e fondamentale perché le nuove leve, le nuove professioni che una crescita del porto no, e del connesso con la città eh, richiedono. Io ho studiato a Taranto, sono ritornata a Taranto, però vengo dalla ragioneria, ho fatto economia e commercio, marketing internazionale, però il contatto effettivo, ce l'ho sempre studiato sui libri, ma il contatto effettivo poi no, con... Tutto ciò che si studia dovrebbe essere, no, eh, cioè poi lo vivi no, dopo, no, no, prendi solo soltanto delle parole scritte. Quindi in questo senso Fondazione ha deciso di impegnarsi nell'istituire una borsa di studio sia per un giovane che eh, deciderà di intraprendere nel suo proseguo mh, di studi universitari una, una facoltà inerente all'attività del mare e sia invece per quanto riguarda un gruppo di uh, studenti universitari per il lancio di uno start up legato sempre alle, mh, alle economie del mare. Però è fondamentale anche il rapporto con la città. Uh, noi supportiamo, uh, da quando ci siamo costituiti, anche se poi durante la pandemia è stato un po' più complicato, attività ed eventi culturali e sportivi. Quindi il porto e quindi il nostro contributo per continuare a creare questo um, punto d'incontro di del cittadino che può vivere il porto con intrattenimento, con uh, eventi culturali e sportivi, dando spazio anche a uh, quelle che vengono chiamate Attività minori, no? l'economia del mare, l'attività, ma parlo della pesca turismo, delle stesse escursioni, dei famosi delfini che noi eh, ci invidiamo in tutto il mondo. Ma che molte volte non, il turista, quando arriva, non sa come usufruire. Quindi, eh, l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare una connessione tra queste attività anche con eh, la parte dell'imprenditoria turistica e ricettiva. Più attrattività abbiamo sul territorio, più il turista resta sul territorio, più inutile nascondere investimenti e money restano sul territorio no? per, per attrarre. Quello che viene chiamato gli investimenti no? da parte uh, dell'esterno. E quindi diciamo, il nostro contributo, tra l'altro, credo che poi l'incontro degli eventi culturali è anche legato al progetto che sta per prendere piede del uh, waterfront, cioè può, dovrebbe essere uh, proprio questo uh, scambio, interscambio tra l'urbanistico, l'urbano e il portuale che fa incontrare la città sia dal punto di vista visivo. Sia appunto proprio l'incontro no, relazionale tra le. E, um, sempre legato al settore dell'impresa, uh, ci piace sperare di questo probabile arrivo anche della canteristica. No? Del, uh, si parla del, dell'investimento del, uh, di Ferretti Group sul territorio e uh, ci piacerebbe raccontare proprio la città, le multinazionali che arrivano, la città, la sua storia e le sue eccellenze perché non ce lo aspettavo, credo che molti di noi avevano i nonni che lavorano all'arsenale, mio nonno era un tappezziere delle navi, quindi si facevano le navi da guerra, eh, probabilmente ci siamo persi per strada, potevamo già farlo da prima, trasformare Noè, però eh, l'arrivo di, eh, di questi nuovi investitori sarebbe da raccontare quello che era Taranto no? e quello che eh, potrebbe diventare, dando spazio naturalmente alla formazione delle nuove... Eh, e come sognatori finali ci piacerebbe poi creare, però questo è proprio un sogno anche condiviso col Presidente, un, un salone nautico nel Mediterraneo, perché la storia dice che uh, il salone nautico che si è iniziato a Taranto poi per magia sia salito <ride> un po' più su, <ride> però uh, crearne un, un gemello no, di Genova che si apre le porte del Mediterraneo, rilasciandoci un po' al discorso... Dell'internazionalizzazione, però diciamo partendo anche dal, dai piccoli eventi, dal dare promozione anche alle associazioni sportive che poi hanno, gli eventi, l'entertainment le che poi hanno sofferto, hanno sofferto di più nei periodi di Covid. No? Quindi fondazione è, è, è aperta al piacere di condividere, di essere una delle parti attive in questo partenariato con l'autorità portuale. E si, e si può fare, mi permetto di aggiungere anche, impresa a partire dalla sostenibilità, no? sostenibilità economica e sociale, e questa, un po' sana a sandir da tutte le iniziative che abbiamo menzionato, si genera prodotto interno e si generano posti di lavoro, ma anche sostenibilità ambientale, perché è anche un po' diciamo, eh, arrivato il tempo per il porto di scrollarsi eh, di dosso lo stereotipo del luogo inquinato, perché probabilmente il porto in città e sicuramente a Taranto è il luogo dove, grazie alla grande disponibilità di spazi, alle nuove tecnologie, più di uh, uh, on, ogni altro luogo si possono dare, si può dar vita ad iniziative di um, autonomia energetica e di economia circolare. E anche quella è impresa, anche quello è il valore che si crea. Grazie mille, davvero è bello sentire anche il, il, vostro, il vostro input, anche progettuale, propositivo e proattivo, perché ehm, hai parlato di, di Waterfront, di questa rigenerazione, noi stasera siamo qui in Calata 1 e quest'area sarà proprio l'area, è l'area cerniera che ricongiunge il porto alla città, che presto appunto sarà anche eh, fruibile. Dalla, dal, dal cittadino e, e questa rigenerazione diciamo è a 360 gradi e la possibilità di puntare sulla formazione di puntare sull'impresa sulla sostenibilità per noi tra l'altro è un elemento anche eh, eh, importante strategico di, di crescita no? Del, dell'ambito portuale rispetto a quella che è la nostra strategia programmatica e, e tutto crea valore in qualche modo grazie mille per le vostre per i vostri contributi io mh, però non posso chiudere, perché? Perché dobbiamo raccontare ancora un ultimo dettaglio. Qui sul palco fa freddissimo, ve lo dico perché siamo proprio in un clima semi, direi quasi autunnale, però proprio per questo diciamo, abbiamo bisogno ancora di un po' di emozioni che questo progetto ci ha, ci ha regalato. Abbiamo visto le imprese, abbiamo visto volti, abbiamo visto persone, Abbiamo anche assistito ad alcune prime volte nel porto perché abbiamo ricevuto un giorno un messaggio, una mail con cui alcuni amici di famiglia eh, proponevano di raccontare la propria esperienza da figli di marittimi, figli di portuali. E abbiamo accolto questa, questa, questa proposta con, con immensa gioia perché, quando poi arriva da fuori un input e non ce l'aspettavamo per niente, anche perché stavamo partendo con le interviste, stavamo realizzando. Abbiamo risposto a questa, questa mail di Simona Giorgi eh, che appunto ci lanciava questa idea, e il 28 luglio scorso abbiamo avuto l'opportunità di incontrare. Spero che possano scorrere delle immagini di Pitagora 32 che vogliamo ringraziare perché sono stati, diciamo, degli attori eh, importanti di questo percorso. Abbiamo incontrato eh, Simone e Deborah Giorgi, eh, Nico Nellidanese e Luigi Guida. Quei bambini e quelle bambine cresciuti nell'ammirazione incondizionata per i loro padri e per il lavoro che svolgevano nel porto. Sono uomini e donne che il mestiere del padre lo hanno ereditato, anzi, metabolizzato. E quando si raccontano, rivelando aneddoti di quel piccolo grande mondo antico che abita nel ricordo, lo vedi in netto l'orizzonte che, anche senza muri o barriere per lo sguardo, ha segnato a lungo nella storia di Taranto il confine tra due mondi, dentro il porto e fuori dal porto. Il qui, disciplinato del porto, e il lì, disordinato della città, il confine tra due comunità quelli che il porto è un mondo vitale, laborioso, affollato di persone, contaminato di culture e di lingue e tutti gli altri che il porto è laggiù, vedi, dove ci sono le navi ferme tra le gru e le impalcature. Forse proprio per quel confine vissuto come una cicatrice evidente su Taranto, i bambini e le bambine cresciuti nella grande famiglia del porto e diventati professionisti e professioniste come i padri, i nonni e i bisnonni, oggi condividono il ricordo a tratto nostalgico di ciò che è stato e che li ha formati, ma guardano al futuro, sicuri che a Taranto, porto e città sono dimensioni destinate a confluire sempre più velocemente, finalmente in un'unica identità. Ringrazio Katia Trani per queste parole che sono solo parte di un, uh, di un testo che insieme anche a quello di Antonella Coronese che ringrazio. Ringrazio Manuela, Santoro, Nelli, Nico, eh, Vedo, Debora e anche tutti gli altri, Pitagora 32 che ha realizzato con i loro giovani questo video che... Mh, Stiamo mostrando qui alle spalle, quel 28 luglio abbiamo vissuto un'esperienza molto bella, unica, in questo porto, perché abbiamo avuto un momento di discussione e di racconto con loro bellissimo. Abbiamo sentito le storie di questi figli di portuali marittimi, che sono una famiglia, perché sono, sono amici, sono, sono amici che sono cresciuti insieme. e Speriamo di poter replicare questa, questa quest occasione anche nel futuro, perché è stato un modo per mettere in contatto giovani, eh, diversamente giovani, diciamoci, chiamiamoci in questo modo, ehm, con, con, con chi il porto lo, lo può raccontare, lo può raccontare attraverso la, la vita vissuta. E vi ringraziamo, ringrazio alcuni volti che vedo qui presenti e non possiamo lasciarvi se non con i volti di tutte le persone che Salvatore ha incontrato durante le tante interviste che abbiamo realizzato. Eh, vi, vi lasciamo così ringraziando chi vediamo qui nel, nel pubblico e tutti coloro che con questo progetto Open Port continueremo a vedere eh, nei prossimi anni qui nel porto di Taranto. Chiedo alla regia quest'ultimo contributo video. Sono Letizia, lavoro da 18 anni presso l'istituto di vigilanza VES. Il rapporto tra città e porto è sempre stato uno degli obiettivi fondamentali del nostro ente da quando è nato. Questa è la zona storica del porto, con la Darsena che è stata ribattezzata Darsena Taranto proprio perché è la parte più antica del porto di Taranto. Io in porto lavoro da 17 anni, ma in realtà. Uh... Il mio posto di lavoro, proprio fisico, lo conosco da forse quando avevo 4-5 anni. L'obiettivo di aprire il porto alla città è raggiunto attraverso il progetto Open Port, che sarà il primo exhibition center eh, del Sud Italia. Ho lavorato circa 40 anni in porto. Si sbarcava il carbone con le famose coffe, 50-60 kg, era un lavoro molto faticoso, per cui bisognava avere anche dei requisiti fisici per poter lavorare in porto. Questo porto l'ho visto rinascere e crescere fin da quando ero ufficiale di porto, per cui è la mia vita. Ho deciso un po' di anni fa di cambiare parte della mia vita e tornare a Taranto per avviare questa realtà. Che si occupa di recupero, restauro e conservazione di quelli che sono gli antichi mestieri legati alla marineria tradizionale. In questi ultimi anni abbiamo ospitato diportisti da quasi tutte le parti del mondo. È stata davvero una grande soddisfazione per noi. Il nostro gruppo di lavoro nasce nel 2011 e si occupa sostanzialmente di studio, tutela e conservazione dei cetacei qui nel Golfo di Taranto. La nostra attività come Cotaras è essenzialmente quella di proteggere sia i traffici, sia l'ambiente, sia la popolazione, ma soprattutto rendere sostenibile la vita all'interno del mare. Trasportiamo persone, membri d'equipaggio, dotazioni e provviste di bordo alle navi che sono in rada e anche ormeggiate in banchina al porto. Rappresentiamo una sorta di taxi marino in buona sostanza. Il raccomandatario marittimo è chi raccomanda le navi nel porto, si interfaccia con capitaneria, polizia, sanità, dogane ed è una funzione strategica senza la quale non ci sarebbe lo sviluppo dei traffici nel nostro porto. In porto movimentiamo container di ogni genere, sia alimentari, prodotti surgelati per la conservazione così come anche materiali industriali. La ecologica movimenta mercenari infusa, quali eh, zolfo, ciabattato, che sarebbe la gomma triturata, scaglie di laminazione, fanghi. Nelle mie spalle ci sono mezzi con personale della società che stanno svolgendo le attività tipiche che ormai svolgiamo da circa dieci anni, che è quella delle manutenzioni delle banchine portuali. Il Targo 32 è un progetto che cerca di innescare la speranza in questa città. Si inserisce in un progetto molto più ampio, un sogno ambizioso che abbiamo per questa città, che si chiama OICOS, un centro per l'ecologia integrale del Mediterraneo. Eh, stiamo operando sul territorio per ricostruire un po' i legami tra il, i vari ambienti, i vari settori. Taranto è una frontiera esterna, quindi tutti gli stranieri che si presentano al valico di frontiera di Taranto devono essere controllati. Io vengo da Trieste, che è una città di mare. Devo dire però che Taranto rappresenta per vari aspetti eh, storici, culturali e archeologici una città che veramente ha delle potenzialità eh, notevoli. Io. Essendo napoletano, quando posso andare a casa faccio la strada che passa anche per Salerno. Se uno guarda da sopra il porto di Salerno a confronto del porto di Taranto, è praticamente una bomboniera a confronto di un intero servizio di porcellana di casa. Noi abbiamo tre componenti fondamentali: la componente terrestre, la componente sommozzatori e la componente nautica che si occupa dell'antincendio portuale e del soccorso a mare. Ci occupiamo del volto umano del porto, cioè noi ci occupiamo soprattutto delle persone che lavorano a bordo delle navi. La Visitora Marittima è un servizio portuale che presenta nei principali porti italiani. Si ha a che fare con il mare, con le navi, con tutto ciò che ruota intorno al porto, quindi una realtà dinamica, e poi è un mondo comunque che non si conosce per chi lavora da fuori, ma che ci sta all'interno, scopre sempre tante particolarità affascinanti. Grazie, grazie a tutti, e a José non so se è ancora collegato, e un applauso al porto di Taranto, facciamocelo insieme, grazie mille. Io intanto un applauso molto forte lo farei per Noemi Frascella che ha condotto egregiamente. E grazie a tutti gli attori di questo progetto affascinante e romantico, definirei che parte dal passato per guardare al futuro. Quindi grazie. Noi intanto guardiamo anche lo stand del Due Mari Wine Fest, che da questo momento dà il via all'aperitivo fornendo un, un piatto curato da Queen 2.0, un primo piatto anche questa sera in abbinamento con uh, i vini scelti e eh, raccontati da Anna Maria Internite, la nostra sommelier. Dopodiché torneremo sul palco centrale per uh, il, la finale del contest Rockport che vedrà su questo palco due rock band giovanissime che si contenderanno questo questo contest. Vi aspettiamo dopo, Presidente, adesso aperitivo e poi Rockport. A dopo, grazie.